1325 d.C. America centrale, nei pressi dell'odierna Città del Messico. Una ragazza, un adolescente, festeggia le nozze imminenti. È la figlia di un re che con questo matrimonio sancirà il legame con una tribù ospite del suo regno. Gli ospiti sono noti con il nome di Aztechi. Come prevede il cerimoniale, 5 nobili aztechi conducono la giovane in un antico tempio. Ma una volta raggiunta la sommità, gli uomini non la accompagnano all'altare, ma la trascinano verso una lastra di pietra usata per i sacrifici rituali. Mentre 4 di loro la immobilizzano, il quinto solleva la mano che impugna un coltello di ossidiana. Con un movimento rapido vibra un fendente che le squarcia il torace, poi estrae il cuore ancora pulsante. Quella sera il re è invitato a una cerimonia per celebrare il matrimonio e si trova di fronte un sacerdote che danza indossando la pelle ancora rosea della figlia. Come prevede il rituale azteco, la giovane è stata scorticata in onore del dio della fertilità. Pazzo di rabbia e di orrore, il sovrano caccia la tribù dal suo regno. Quando capì che fine aveva fatto la sua adorata figlia, impazzì di dolore. Lui e i suoi uomini inseguirono gli aztechi fino ad un'isola posta al centro di un lago, dove avevano cercato rifugio. L'isola è paludosa, un luogo inospitale, ma è proprio da qui che gli aztechi, superando ogni avversità, riescono a creare il più potente impero delle Americhe. Salve, sono Peter Weller. Quando penso agli aztechi, penso ad un popolo elegante, dalla pelle delicata e dalle acconciature mozzafiato. Penso ad una canzone di Neil Young su Montezuma e Cortez. Ma penso anche ai pugnali, all'ossidiana che perfora toraci, a mani che strappano cuori sanguinanti offrendoli al cielo. Molti dei loro sacrifici si svolgono in un tempio posto sulla cima di una piramide come questa. Gli aztechi sono convinti che senza queste offerte il sole smetterebbe di sorgere, facendo morire l'universo. La loro storia è intrisa di leggenda, ma oggi sappiamo che quell'omicidio, per quanto orribile, ha segnato non soltanto la nascita del loro impero, ma anche nel senso letterale del termine, il luogo dove quell'impero è sorto. L'isola nella quale gli aztechi si rifugiano dopo il sacrificio della principessa si trova nel lago Texcoco, il più grande di 5 specchi d'acqua collegati tra loro che si estendono su una grande vallata. Oggi, in questa zona sorge l'attuale capitale del paese, Città del Messico, una delle più grandi metropoli al mondo. Ma 700 anni fa, l'area era coperta da paludi inospitali ed era poco ambita. Contemplando il lago, il comandante degli aztechi, Tenoch, annuncia ai suoi seguaci di aver scorto un'aquila appollaiata su un cactus in mezzo alle acque. È un segno degli dei. Hanno trovato la loro nuova terra. Chiameranno la loro città Tenochtitlan. Nei primi tempi la vita dei nuovi arrivati è molto dura. Ma hanno un'ambizione. Vogliono costruire una città grande e potente, ispirata a quella, antica e leggendaria, che sorgeva ad appena 40 chilometri di distanza. Gli aztechi la chiamano Teotihuacan, la città degli dei. Ne sappiamo pochissimo, perché ci restano solo resti archeologici. Niente di scritto, nulla che documenti la vita dei suoi abitanti. La città è un cumulo di rovine già ai tempi degli aztechi, che la considerano una terra popolata dagli dei e il luogo dove è nato il sole. C'è un posto a Teotihuacan che venerano più degli altri. Una piramide che sovrasta gli alberi. È chiamata la piramide del sole. L'enorme monumento contiene 760.000 metri cubi di terra e pietra. La sua base è molto simile a quella della grande piramide di Giza, in Egitto.
Gli Aztechi credono che gli dei abbiano modellato la città a immagine e somiglianza del cosmo. Ed è proprio ad essa che intendono ispirarsi per costruire il loro nuovo centro abitato, Tenochtitlan. È un leader di nome Acamapichtli che raccoglie la sfida. Nel 1376 vara l'ambizioso progetto di una città progredita da costruire sulle isole in mezzo al lago. Ma c'è un problema. Era difficile costruire su quelle isole. Una volta eretta, qualsiasi costruzione iniziava ad affondare. Non esiste una solida base su cui edificare. Così gli Aztechi trovano una soluzione che rivoluziona l'architettura delle Americhe. Le costruzioni vengono ancorate al terreno grazie a un sistema di palificazione in legno. Per ottenere delle solide fondamenta, gli operai infilano nel terreno cedevole dei pali lunghi 10 metri e larghi dai 6 ai 10 centimetri. Spesso la struttura viene rinforzata con roccia vulcanica. Su questa base, finalmente, i muratori possono innalzare senza difficoltà le loro costruzioni. Sono state trovate delle palificazioni che reggevano l'infrastruttura, le fondamenta delle piramidi. È un risultato straordinario il fatto che non affondassero o si inclinassero. Tenochtitlan è una città isola, ma i laghi che la circondano sono profondi al massimo 2 metri. Sembra una metropoli galleggiante. All'inizio si può raggiungerla solo con la barca. Ma col tempo gli Aztechi realizzano una serie di strade rialzate, a volte larghe fino a 13 metri, che collegano la capitale alle province. Queste strade si appoggiano su solide palificazioni, identiche a quelle usate per gli altri edifici. Sul letto del lago vengono adagiate migliaia di queste strutture. Una sfida logistica che solo i migliori ingegneri del continente e una forza lavoro affidabile possono affrontare. Per costruire una strada vengono posate 2 linee di pali. Nello spazio centrale viene deposto un ammasso di pietra e terra che si solleva di qualche metro oltre il livello dell'acqua. Il sistema consente il passaggio di pesi enormi. Erano dritte, larghe, dotate di ponti mobili e si diramavano in tutte le direzioni, collegando la città a nord, ad ovest e a sud. Le strade permettono agli Aztechi di trasportare materiali edilizi più pesanti, ma questo pone un altro problema. In Mesoamerica non esistevano bestie da soma. Erano gli uomini a fare tutto, senza carri o ruote. I carichi più piccoli, legati alla fronte con una corda, si portano sulla schiena. Quelli più grandi, come i blocchi di pietra, sono trascinati con delle funi da moltissimi uomini, forse facendoli scorrere su dei pali. Secondo la leggenda, che per trasportare via terra un blocco di pietra dalle montagne fino al centro della città è necessaria la forza di 50.000 uomini. Inoltre, grazie alle vie di comunicazione, a Tenochtitlan l'acqua potabile arriva più facilmente. All'inizio, gli Aztechi la trasportano a bordo di canoe. Ma un vero e proprio boom demografico impone il ricorso a un sistema più sofisticato per soddisfare il crescente fabbisogno idrico. L'idea era di sfruttare le sorgenti sulla terraferma, quindi serviva un acquedotto. Ma le sorgenti sono controllate dai dominatori della regione, gli spietati Tepanechi. Il loro impero si estendeva su tutta la vallata ed era molto potente. Erano i veri dominatori della zona e gli Aztechi erano loro sudditi. La crescita demografica a Tenochtitlan inizia a fomentare tensioni tra i due popoli. Gli Aztechi decidono di imporre un ultimatum che potrebbe cambiare gli equilibri di potere nella regione. Gli abitanti dell'isola non pretendevano solo che i Tepanechi gli fornissero l'acqua, ma che li aiutassero anche a costruire l'acquedotto. La risposta all'ultimatum è immediata e brutale. Su ordine del re dei Tepanechi, Maxtla, dei sicari uccidono a sangue freddo il sovrano degli Aztechi.
e la goccia che fa traboccare il vaso. Dopo decenni di sudditanza, gli abitanti dell'isola decidono che è arrivato il momento di combattere contro i loro spietati dominatori. Nel frattempo, attorno alla città in espansione, gli ingegneri avviano una serie di ambiziosi progetti architettonici, dimostrando di essere i più abili dell'intero continente americano. 1428. Gli Aztechi hanno dichiarato guerra ai loro signori e padroni, i temibili Tepanechi. Ma per sconfiggerli hanno bisogno dell'aiuto delle popolazioni vicine. Si rivolgono alla vicina città-stato di Texcoco, dove sta per salire al potere un sovrano destinato a fare storia. Il suo nome è Nezahualcoyotl. La sua leadership autoritaria sarà determinante per la nascita dell'impero azteco. Con il loro nuovo alleato, gli ex sudditi non perdono tempo e lanciano un attacco contro la capitale dei Tepanechi. Dopo un assedio di più di 100 giorni, fanno breccia nelle difese nemiche e massacrano i propri oppressori. Il re Maxtra viene catturato. Ed è lo stesso Nezahualcoyotl a strappargli il cuore e a versarne il sangue nelle acque del lago Texcoco. Di colpo, tutto è cambiato. In questo preciso istante nacque l'impero. Gli Aztechi diventarono i padroni della valle. Ora, i nuovi dominatori della vallata possono finalmente concentrarsi sull'obiettivo di far arrivare l'acqua potabile alla loro città in espansione. E riescono a compiere un'impresa riuscita fino a quel momento solo a poche civiltà: la costruzione di un acquedotto. La struttura è ripartita in due canali, ognuno largo 90 cm e alto circa un metro. Quando uno viene ripulito, il secondo permette di non interrompere il flusso d'acqua. Dalla terraferma al cuore dell'isola, l'acquedotto copre una lunghezza di 5 km. In città, l'acqua è convogliata in fontane pubbliche e in cisterne e viene distribuita alla popolazione con canoe o con grandi giare. Rispetto agli europei, gli Aztechi erano molto più puliti. L'imperatore faceva il bagno due volte al giorno. In termini di igiene personale, erano molto più avanti del vecchio continente. Mentre i nobili Aztechi vivono nel lusso, in Europa la peste, alimentata dalla mancanza di igiene, uccide milioni di persone. I bagni del re Nezahualcoyotl sono alcuni dei più sofisticati del continente. Sono alimentati da un complesso sistema idrico che porta acqua corrente nei terreni del suo palazzo. Dietro di me c'è la collina di Texcoco. Qui Nezahualcoyotl costruisce un palazzo delle meraviglie, circondato da un giardino botanico con tutti i fiori del Mesoamerica. Per annaffiare le sue piante, il re fa arrivare l'acqua fin dalle montagne della Sierra Nevada. Per costruire l'acquedotto, il sovrano fa riempire un'enorme gola tra Texcoco e la collina seguente. Quando l'acqua arriva alla prima collina, si raccoglie in piccoli bacini che hanno lo scopo di controllare la velocità del flusso prima che l'acqua fluisca nell'acquedotto. Una volta incanalata, scorre in un circuito attorno alla collina di Texcoco, traboccando di lato su cascate artificiali e annaffiando i giardini. Infine, confluisce in una piscina circolare chiamata i bagni del re. Da qui il monarca poteva osservare i suoi domini e i suoi giardini botanici che annaffiava col suo acquedotto. Sono davvero bagni degni di un re. Alla metà del XV secolo, con l'impero in espansione, gli Aztechi devono scegliersi un leader. Si chiama Montezuma e sarà il primo dei due imperatori che porteranno questo nome ora celebre. Come prima cosa, dà ordine di estendere i confini dell'impero. I suoi soldati conquistano le città-stato a sud, fino alla valle di Oaxaca,
a ovest fino al Pacifico e a est verso il Golfo del Messico. Nel 1449 l'impero ha una popolazione di circa 15 milioni di abitanti. Nel giro di appena un secolo, gli Aztechi realizzano un'impresa impossibile, diventando la prima potenza del Mesoamerica. Imbattibili in guerra, devono però fare i conti con un nemico molto più subdolo che minaccia la loro città-isola. Come New Orleans, Tenochtitlan deve combattere di continuo con l'acqua. Uno dei primi obiettivi di Montezuma è di proteggerla da questa minaccia. Questo è ciò che resta del lago Xochimilco, nella zona sud di Città del Messico, che un tempo era Tenochtitlan. Come gli altri quattro laghi della zona, è alimentato da sorgenti. Dunque, non esistono fiumi da cui far defluire l'acqua. Ogni volta che piove, il livello sale, inondando la città. Ed è proprio ciò che accadde a metà del 1400. Tenochtitlan viene devastata da un'inondazione di proporzioni catastrofiche. Ancora una volta tocca agli ingegneri salvare la capitale, anzi, ad uno in particolare. Per proteggere la città in ricostruzione dalle acque, Montezuma chiede aiuto al suo vecchio alleato Nezahualcoyotl. E lui risolverà il problema brillantemente, dimostrando di essere il più grande ingegnere del continente. Il progetto prevede un'enorme diga che permetta la creazione di una zona franca che circondi Tenochtitlan e la protegga. La diga sarà il più grande terrapieno mai realizzato sino ad ora nel continente. Si estende per 16 chilometri a est della città, snodandosi dai limiti meridionali del lago verso nord. Le pareti della diga sono costruite con rami, giunchi, pietra e terra. Vista la scarsa profondità del lago, è alta solo 4 metri, ma ne misura ben 8 in ampiezza. La costruzione è dotata di chiuse, probabilmente porte in legno che possono essere sollevate o abbassate per controllare il livello del lago. La diga ha anche un'altra funzione. Protegge le riserve di acqua. Era importante costruire una struttura di protezione che tenesse separata l'acqua salata da quella dolce della parte occidentale del lago. Napoleone ha detto: un esercito marcia sul suo stomaco. Per qualsiasi civiltà è fondamentale sfamare tutta la popolazione. Grazie ad un metodo innovativo, gli Aztechi riescono a produrre cibo sufficiente non soltanto a sfamare i civili, ma anche ad alimentare l'espansione militare dell'impero. Questo sistema rivoluzionario si chiama Chinampa e consente di creare dal nulla nuova terra da coltivare. Qualunque città ha bisogno di spazio. Con la Chinampa gli Aztechi... e autostrade dell'epoca. Ma con l'espansione aumenta anche la pratica dei sacrifici umani. Ben presto, per le strade di Tenochtitlan scorreranno fiumi di sangue. Oggi Tenochtitlan, la capitale dell'impero, è scomparsa, sepolta sotto Città del Messico. Ma 700 anni fa è una città in ascesa, costruita da sofisticati ingegneri e dominata da grandi sovrani. Alla fine del XV secolo si registra un boom demografico e un nuovo imperatore avvia una serie di campagne di espansione molto ambiziose. Il suo nome è Ahuizotl e si rivelerà un condottiero ancora più abile di suo nonno, il grande Montezuma I. Nel 1502 Ahuizotl ha allargato l'impero a ovest fino alla costa del Pacifico e a sud fino al Guatemala. Il suo regno fu una specie di epoca d'oro. Ha aperto nuove tratte commerciali verso le zone costiere, da dove provenivano i beni di lusso, le piume tropicali, l'oro e le pietre preziose che nobili e governanti indossavano come simbolo del loro rango.
Per trasportare tutte queste ricchezze nel cuore dell'impero, gli Aztechi costruiscono una rete di grandi arterie stradali in tutto il Messico centrale. A distanza di qualche chilometro sono posizionate delle staffette, un sistema antenato dei Corrieri Espresso. In appena 24 ore, un messaggio o un prodotto può coprire i 320 chilometri che separano la capitale dalla costa del Golfo, meglio di qualsiasi moderno servizio postale. Sotto il regno di Ahuizotl, con l'impero ai picchi del suo splendore, gli Aztechi realizzano il capolavoro della loro ingegneria, un'enorme piramide nel cuore di Tenochtitlan, il simbolo del loro potere assoluto. È noto col nome di Templo Mayor, o Grande Tempio. La piramide è una base di 73 metri per 91 ed è alta 15 piani. Due scalinate con almeno 117 gradini si innalzano per 60 metri fino alla sommità, dove sorgono due templi eretti in onore degli dei della pioggia e della guerra. Il tempio viene ricostruito sullo stesso luogo per 7 volte, a cominciare dal 1325, anno di fondazione della città. La piramide cresce di pari passo con l'impero. Ogni piano viene costruito su quello precedente. Il Templo Mayor è composto da una particolare roccia vulcanica, il teslonte. Si tratta di un materiale molto leggero che ne impedisce lo sprofondamento. Gli Aztechi ricoprono pavimenti e pareti con un intonaco in calce. Persino dopo 500 anni, alcuni frammenti rinvenuti oggi hanno la solidità del moderno calcestruzzo. Gli operai lavorano al completamento dell'edificio per decenni. Il tempio resta sepolto fino al 1978, quando dei lavori di scavo per la rete elettrica riportano alla luce un'enorme pietra lavorata. Accanto vengono trovate le rovine dell'edificio. Il disco, del diametro di 3 metri, pesa 8 tonnellate e rappresenta il corpo smembrato della dea Coyolxauhqui. Coyolxauhqui è la dea della luna. Suo fratello la uccise per il modo disonorevole con cui era rimasta incinta. Gli Aztechi non sono affatto puritani. I nobili hanno varie mogli e concubine, ma i comuni mortali considerano l'adulterio un crimine grave, punito anche con la morte. Secondo la leggenda, il fratello le tagliò la testa, facendola rotolare giù per una collina. In occasione delle ricorrenze sacre, gli Aztechi rievocano spesso questa leggenda, decapitando le loro vittime sulla sommità di una piramide come questa, per poi far rotolare i cadaveri giù per queste scalinate, fino alla grande pietra in basso. Per i romani, il bene più prezioso è l'oro. Per gli egizi, l'oltretomba. Per gli aztechi, è il sangue umano. Provavano un senso di reciprocità con gli dèi e desideravano ringraziarli con quanto di più prezioso possedessero, il sangue umano. Gli aztechi la chiamano acqua preziosa e ne offrono enormi quantità agli dèi. Altrimenti, temono, un'apocalisse metterà fine al mondo. Era una pratica diffusa cospargere le pareti interne dei templi con sangue umano fresco. L'odore doveva essere rivoltante. Per celebrare l'espansione del grande tempio, l'imperatore Ahuizotl ordina un sacrificio di massa. Le teste delle vittime sono esposte intorno all'edificio. Le cronache dell'epoca parlano di 20.000 vittime. Da un punto di vista pratico e scientifico sembra impossibile. A mio avviso, questi numeri, che arrivano da fonti spagnole, ci dicono che agli occhi dei conquistatori il loro numero era molto elevato. Durante il regno di Ahuizotl viene versato sempre più sangue. Tenochtitlan diventa teatro di un'orgia di violenze. I sacrifici venivano mostrati a tutti, anche ai nemici. Erano sempre sacrifici rituali, ma al tempo stesso veicolavano anche un messaggio politico. Erano una forma di intimidazione. Alla morte di Ahuizotl,
gli Aztechi hanno reso istituzionale il sacrificio rituale e hanno elevato la guerra a forma d'arte. Sono i più efficienti guerrieri del continente, un'elite a cui sarà persino dedicato uno spettacolare tempio. Ma neanche questa casta di militari è preparata ad affrontare il cataclisma che sta per abbattersi sull'impero. 1502. Ahuizotl, imperatore degli Aztechi, è morto. Gli succede un ex sacerdote di 34 anni, Montezuma II. In un mondo lontano, nella penisola iberica, un giovane diciottenne di nome Hernán Cortés si prepara ad attraversare l'oceano per partecipare alla conquista spagnola del Nuovo Mondo. L'impero azteco è al suo apice. Ora copre almeno 200.000 chilometri quadrati. Tocca le coste dell'Atlantico e del Pacifico. A sud arriva fino all'odierno Guatemala. La popolazione raggiunge i 25 milioni di abitanti. Ripartite in 38 province, le innumerevoli città-stato sottomesse versano pesanti tributi che contribuiscono alle favolose ricchezze dell'imperatore e della nobiltà. La città cresceva, specchiandosi nei suoi canali e nel suo lago, abbellita da alberi e da palazzi sontuosi. Regna Montezuma II. Noto per le sue capacità di governante e di condottiero, sa essere spietato con chi non si piega al suo volere. Ha fatto massacrare gli abitanti di intere città, ma in realtà è un uomo inquieto. Si ritiene che Montezuma fosse un individuo passivo. Probabilmente soffriva persino di depressione. Si racconta che dopo aver visto una cometa sui cieli di Tenochtitlan abbia passato tutta la notte a piangere. Col passare dei giorni diventa sempre più paranoico. Mentre la sua ossessione per il sovrannaturale lo consuma, una minaccia concreta sta arrivando dal mare. Dal golfo, le vedette lo informano di strani avvistamenti al largo, qualcosa che non sanno come definire. Non avevano mai visto delle navi e non sapevano come descriverle. Così le definirono montagne galleggianti. Nel 1519, dopo essere salpato da Cuba, Cortés arriva nel Golfo del Messico con 11 montagne galleggianti e sbarca con 500 uomini 320 km a sud-est di Tenochtitlan. I nativi sono sbalorditi da questi uomini in armatura e da animali che non hanno mai visto prima. A mano che avanza, Cortés massacra tutte le tribù che osano resistergli, ma altre sono ben felici di fornirgli uomini e mezzi. Uno dei signorotti della costa cercò di compiacere Cortés facendogli dono di un gruppo di donne. Queste donne non dovevano solo servire come domestiche, ma anche come concubine, come oggetti sessuali. Tra le concubine, una in particolare colpisce Cortés. È la figlia di un capo ridotta in schiavitù. La chiamano la Malinche. Ebbero una relazione e lei gli diede anche un figlio. Sarebbe stato uno dei primi uomini di sangue misto del Nuovo Mondo. Ma è molto di più di un amante. Diventa l'interprete di Cortés e ben presto si trasforma in una vera e propria consulente e un'intermediaria tra lui e gli Aztechi. Non era solo la sua traduttrice. Gli rivelava cose che venivano dette, ma che lui non avrebbe dovuto venire a sapere. La rete di staffette tiene Montezuma aggiornato sull'avanzata degli spagnoli. Ormai è chiaro che sono diretti alla capitale.
Nel corso dell'estate del 1519, Cortés marcia sulla città con un esercito che ormai conta migliaia di soldati. Ma le forze di Montezuma ammontano a centinaia di migliaia di guerrieri. Per intimorire i nemici in battaglia, sono travestiti da animali. Era anche una forma di spettacolo. I militari indossavano costumi straordinari. I guerrieri più importanti si travestono da giaguari e da aquile. Le cerimonie per l'iniziazione dei guerrieri avvengono in templi speciali come questo, ricavato in una grotta a Malinalco. È uno dei sei realizzati in questa montagna, a qualche ora di viaggio da Città del Messico. È stato completato attorno al 1502, poco dopo l'incoronazione di Montezuma II. Mentre in Europa, nella Repubblica di Firenze, Michelangelo sta scolpendo il suo David, gli Aztechi scavano il fianco della montagna per ricavarne questo tempio. E si tratta dell'unico monumento del suo genere realizzato nell'intero emisfero occidentale. Due giaguari di pietra sorvegliano la base della scalinata di Qualcalli. Ai lati delle porte ci sono i resti di due guerrieri. La soglia rappresenta le fauci di un serpente gigante. Potete vederne la lingua. Per gli Aztechi, da qui si accede al ventre della terra. Una volta entrati nella stanza, i prescelti si fanno perforare il naso e offrono il proprio sangue a Huitzilopochtli, il dio della guerra. E non sarà l'ultima volta che lo verseranno. Il primo incontro tra Cortés e Montezuma sarà pacifico. Ma il conquistador è consapevole che lo scontro tra vecchio e nuovo mondo è ormai imminente. E la devastazione che seguirà sarà uno degli eventi più traumatici nella storia delle Americhe. Autunno del 1519. Il conquistador Hernán Cortés ha finalmente raggiunto Tenochtitlan, la superba capitale di cui ha tanto sentito parlare. Quando videro per la prima volta Tenochtitlan, pensarono a una visione incantata. Credevano di vivere in un sogno. Una grande forza, composta da nativi alleati contro gli Aztechi, lo accompagna lungo la principale via di comunicazione che porta alla città. L'incontro fra Cortés e Montezuma sulla strada verso Tenochtitlan va considerato uno dei più importanti eventi della storia. È l'incontro di due mondi differenti. Quando Cortés tese la mano sfiorando Montezuma, i dignitari fecero da scudo all'imperatore, spingendo via lo spagnolo. Nessuno poteva toccare il grande signore Montezuma. Era considerato un oltraggio. L'incontro tra i due mondi è pacifico, ma carico di tensione. Montezuma è sempre più impulsivo e irrazionale ed è spesso preda di attacchi isterici. L'incontro serviva a soppesare le forze avversarie, ma le capacità militari e diplomatiche degli Aztechi erano limitate e non potevano competere con gli europei, che in questo erano molto più sofisticati. Montezuma invita gli spagnoli ad alloggiare in uno dei suoi palazzi. Si rivelerà un errore disastroso. La vista della città lascia gli europei senza fiato. Nel cuore della città si erge il colossale palazzo dell'imperatore. Si tratta di un enorme complesso posto accanto al grande tempio, distribuito su 2 ettari. Uno dei conquistadores notò che ogni giorno nel palazzo 600 nobili si riunivano per ascoltare il loro imperatore. Montezuma accoglie gli spagnoli nell'enorme sala dei ricevimenti poco oltre l'ingresso principale, studiata per trasmettere la sensazione di un sovrano onnipotente. Ma il palazzo sarà l'ultimo costruito dagli Aztechi.
Dopo nemmeno una settimana, gli iberici entrano in azione. Prendono in ostaggio l'imperatore. È una mossa audace, ma funziona. L'impero sembra alla loro mercé. Anche se formalmente Montezuma era ancora il sovrano, in realtà per un po' fu solo il fantoccio di Cortés. Per 6 mesi, lentamente, le tensioni all'interno della capitale si allentano. Poi, nella primavera del 1520, esplode la violenza. Una mattina i soldati spagnoli interrompono un sacrificio rituale, massacrando tutti i partecipanti. L'azione provoca una rivolta. Gli europei hanno commesso un sacrilegio inqualificabile. La città è in preda al caos. Gli indigeni marciano sul palazzo di Montezuma. Montezuma salì in cima al palazzo e cercò di placare la folla inferocita, ma non ottenne risultati. Montezuma ormai non è che la marionetta degli invasori. I suoi sudditi lo considerano un traditore e lo bersagliano con pietre e frecce. Poco dopo, il corpo senza vita dell'imperatore viene gettato dalle mura del palazzo. Non si saprà mai se è stato ucciso dagli uomini di Cortés o se è morto per le ferite infertegli dai suoi sudditi. Gli spagnoli ritennero opportuno lasciare la città. La notte del 30 giugno 1520, approfittando dell'oscurità, i conquistadores tentano la fuga. Ma non volevano separarsi dal bottino accumulato. Perciò erano molto appesantiti dal loro carico. Sorpresi dai guerrieri aztechi, diventano dei facili bersagli. Ben presto, sull'acqua galleggiano centinaia di cadaveri. Nello scontro muoiono 400 spagnoli e parecchie migliaia dei loro alleati indiani. Questa fuga diventerà famosa come la noce triste. Solo Cortés e pochi altri riescono a scampare al massacro. Ora il condottiero è deciso a distruggere Tenochtitlan una volta per tutte. Iniziano colpendo l'arteria vitale della città, l'acquedotto. Dopo aver privato centinaia di migliaia di abitanti dell'acqua potabile, Cortés mette la capitale sotto assedio, tagliandole anche i rifornimenti alimentari. Con il blocco speravano di prendere la città per fame, ma gli aztechi avevano una grande resistenza e non era facile sconfiggerli. Quindi decisero di attaccare la città da terra e dall'acqua. Per secoli il lago Texcoco ha protetto la città da potenziali invasori. Ma Cortés elude il problema. Con l'aiuto di migliaia di indigeni fa trasportare, pezzo dopo pezzo, alcune delle sue navi fino alla riva del lago. Qui i vascelli vengono rimontati e messi in acqua. Maggio 1521. Cortés lancia il suo potente esercito contro la capitale per un ultimo, decisivo attacco. Appoggiati da una forza di 150.000 nativi, 1.100 spagnoli, tra cui 100 cavalieri, si scontrano con gli aztechi lungo le grandi arterie della città. I combattimenti continuano per mesi. Cortés distrugge la città isolato dopo isolato. Gli uomini di Cortés e i loro alleati massacrano tutti gli abitanti senza nessuna pietà. Fu una battaglia molto violenta, soprattutto all'interno della città. Gli aztechi si asserragliano attorno al grande tempio di Tlatelolco. Dalla piramide i guerrieri lanciano pietre e frecce sul nemico, ma è tutto inutile. Il 13 agosto, Cuauhtémoc, l'ultimo sovrano della città, viene catturato e si arrende a Cortés. E questo è solo l'inizio. Le malattie portate dagli europei uccideranno 20 milioni di persone. Si stima che alla fine del XVI secolo la popolazione indigena si fosse ridotta di circa il 90%.
L'attuale città del Messico è costruita sulle rovine di quella che un tempo era la maestosa Tenochtitlan. Gli spagnoli l'hanno rasa al suolo durante la costruzione della loro capitale. Hanno persino usato le pietre del grande tempio per costruire la loro cattedrale, che sorge tuttora accanto alle rovine. L'impero azteco è scomparso e con esso buona parte delle testimonianze della loro straordinaria abilità di ingegneri. La sofisticata urbanistica, l'agricoltura, i sistemi di approvvigionamento idrico dimostrano che quello azteco è stato uno degli imperi più progrediti della storia. Capolavori come il Tempio di Malinalco, uno dei pochi che gli spagnoli non hanno distrutto, sollecitano una domanda cui non si può rispondere. Che aspetto avrebbe oggi il Messico se i conquistadores non fossero mai sbarcati? Un saluto da Peter Weller.